Qua sono con il dottore, sono con il dottore della calce. Doctor, the Lyme doctor. Hi, hi. Allora, oggi siamo qua felicemente riuniti e parleremo con Fabio. Oggi, Fabio, ciao, come stai? Tutto bene? Sei in forma? Sei stato in palestra? Ti hai tagliato il capello, quindi siamo a posto. So today we're with Fabio. Ciao Simona. And we will be doing some technical demonstration about concrete. Quindi oggi parliamo di cemento. Allora, intanto vi faccio vedere un paio di pannelli che Fabio ha preparato, così capiamo un attimino l'argomento. Quindi questo, archi concrete, giusto? Sì, esatto, concrete con big sotto, archi big sotto e concrete sopra e poi con sopra le patine silossaniche. So we will be doing some application of archi concrete. You know that we have two archi, archi concrete fine and archi big. And also solo archi big in una mano sola, che crea un effetto molto più rustico, in just one coat. Molto più materico, è ancora bagnato perché ovviamente è fatto da poco, mi sta ancora asciugando. Allora, cominciamo con ordine, facciamo vedere prima i cataloghi. Cosa molto importante, sì, esatto, i cataloghi. Oggi vediamo l'archi big, che è un prodotto molto particolare, è un prodotto a spessore, quindi con una certa, diciamo, effetto riempimento, che riempie, diciamo, quel materiale. Infatti vediamo già la texture, che ha un bel granello, penso che sia più o meno, se mi ricordo bene, sui 2 mm, quindi con una bella carica riempitiva in realtà in una superficie. So today we will be seeing, we're talking about our line Archi. Archi is a line of powder products that we use both for interiors and exteriors. We have several type of archis, and today we're concentrating only on concrete effects, both interiors and exteriors. And we want to start with this one called Archi Big. Archi Big is a bigger grain of product. We were talking about 2 millimeters once finished, once applied, and it's a product that we will do in just one coat, one layer. Parliamo di un consumo di medio di 1,5 kg, da 1,2 kg a 1,8 kg. With a consumption per square meter of around 1.8 kg per square meter in one single coat. Poi possiamo vedere invece la finitura che possiamo anche inserire sopra Archi Big e creare praticamente. So Archi Big is either a finished product, as we will show you, or we can use it as a first coat, first layer, before we actually do the application of our standard Archi concrete that most of you know. So basically the difference between Archi Big and Archi concrete is the grain size. Archi concrete is finer, molto fine, esatto. And Archi Big is a little bit bigger. Esatto. And these are the effects in the Archi concrete catalog. Parliamo di una resa di due passaggi a 1,5 kg, a 1 kg. So obviously Archi concrete being so much finer is usually applied in two layers, first coat, second coat. Ovviamente questi prodotti si possono colorare con la cartella concrete, quindi anche Archi Big e Archi concrete si possono comunque tinteggiare con uno spray. Both products can be tinted. You remember that when we talk about powder products, we always tint the water first and then we add the tinted water into the powder and mix it to get the final color. Quindi praticamente si tratta di una linea di prodotti in polvere. Vediamo questo è l'imballo. Sono da 25 kg. Sono da 15 kg. Comprendo sempre 15 kg. Scusi, dottore. Dottore, 15 kg. So these are the bags where that you get when you buy Archi products. It's a 15 kilo bag. Usually we need to mix it with roughly 5 up to 6 liters of water. So we tint the water first and then we add the tinted water into the product. Hai tutto in inglese praticamente. Sì, 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 io mi sono già portato avanti. Ok, allora. Una cosa molto importante che però è per me è molto importante sono i fondi. Questo è Archi Fondo, che molti applicatori o molte persone magari non ci fanno caso, ma è molto utile perché avere un fondo
ruvido, quindi che dà un grip al materiale, aiuta anche alla lavorazione. Quindi l'archifondo, che è sempre in linea archi, quindi sempre in sacco, che lui è molto utile per fare questi effetti cemento, questi effetti industrial. Quindi è vero che si potrebbe applicare anche solamente Nova Prime, ma se vogliamo avere un effetto compatto, molto più liscio, con dei tempi di lavorazione molto più, diciamo, tranquilli, io consiglio sempre un archifondo. Okay, so we're talking, just giving a little bit of instruction about the base coat, undercoat. So usually we say that all our Archi products can be applied directly on top of a primer, like for instance Nova Primer, which is a fine quartz primer for interiors and exteriors tintable, or Acrycolor for instance. But what Fabio is mentioning is that most of you don't know still that we also have a product called Archi Fondo. Fondo means undercoat in Italian. So this Archi Fondo is basically a very fine plaster too. So it is normally recommended whenever we need to do a lime plaster on top of it or an Archi concrete on top of it, because it regulates the absorption of our wall. So it's something that gives you during the application a much longer open time, which is what we actually need when we need to go for a larger wall. So Archi Fondo as undercoat, let it dry. It's always a powder product, so again it must be mixed with water, and then once the Archi Fondo is done, ready and dry, we can move on with the application of our Archi. Se abbiamo un po' di spostamento sopra, quindi sì, c'è un po' di rumore, ma stiamo lavorando in azienda. Ok, so sorry about the little noise, it will stop soon. We're just doing something inside working inside the company. Ok, so this is the paste, quindi questa è la pasta. Io volevo far vedere un attimino infatti la pasta, adesso la gratterò anche un pochettino così magari si vedono anche più granelli. E questo è l'Archi Big. Questo è l'Archi Big già in tinta per dare un fondo, e per fare un contrasto per creare questi pannelli che avete visto già. So we start with the application of Archi Big, and this is the product once mixed. So in this case we have already mixed it with water, and as we said before, we tinted the water first. So now we are actually ready to start our application. Okay. Vai Fabio. Io vado con l'applicazione. Facce sognà. Ok, adesso rendersi conto che un pannello così da qua è liscio, e adesso vedete come andrò a applicare il materiale, come sarà. Ok, so you can hear the noise. Okay, so this is a pretty, as we said, thick product with a quite larger grain. It's about 1 millimeter grain size, this one. As we said, it's a product that we can use either as a base coat for our Archi concrete, or we can also use it as a finished layer. Adesso andiamo a stenderlo, lo lasceremo maturare e poi andremo a lisciarlo per creare l'effetto texture, quindi l'effetto cemento industriale scuro. Il colore scuro, grigio chiaro. Beh, lì ci sono le formule, bisogna solo che tinta uno vuole creare in parete. Okay, so what Fabio is saying is that we don't worry too much about the color in this case, because this is just one color that we picked out of our collection. Basically, you can do whatever grayish color that you like, and even not only a gray color. And we apply this Archi Big in one layer. We let it set, as you will see, a few minutes, and then we are ready to go back and compress it a little bit. Qui si sente il rumore che c'è della materia. Infatti qui se la parete fosse una parete che ha delle difficoltà anche di andare a livellare, con questo materiale comunque riusciamo ad andare anche a livellare le pareti. So as you can hear from the noise, there is product here that we're depositing, and even if our wall is not totally straight, we can use this product also as a kind of leveling powder. Thank you.
Comunque una bella pasta morbida che si stende facilmente. La cosa bella dei prodotti in polvere è questo. Sta l'applicatore a capire dalla stagione se devi mettere più acqua o meno acqua, per quello infatti che nel sacco 5, 7, 6, 4. È un discorso che uno può scegliere, diciamo, la densità. Esatto, magari parliamo un attimino del perché abbiamo scelto di inserire anche all'interno della gamma Nova Color dei prodotti in polvere. Cioè, quali sono poi i vantaggi delle polveri rispetto ai prodotti in pasta? Well, so I'm asking Fabio, so you have time to, hai tempo per pensare la risposta. I'm asking Fabio why, according to his experience, we should have like a line of products that are powder based, you know, because most of the products that we used to do were only in paste. So the powder at a certain point was a big innovation in our range. Interessante il discorso artigianale, per me anche solo l'immagine di un artigiano che crea praticamente il materiale anche nel cantiere, il prodotto che comunque lo gestisci te, quindi non è più un'azienda che ti dà liberato e sì, ci sono direzioni e tutto, ma con un prodotto a polvere uno gestisce. Quindi diciamo che può essere definita la polvere un prodotto più professionale, in un mondo in cui si parla adesso così tanto di vendita ai privati, sì, no, ecco, le polveri restano sicuramente dei prodotti per i professionisti. Anche adesso poi con, che noi andiamo a inserire anche i coloranti, le terre, quindi anche le terre, altro prodotto che è interessante per un artigiano, perché veramente diamo una firma veramente d'autore alla parete, non è il classico prodotto bidoncino già colorato e applico. Ok, so the first point, the first thing that we would like again to mention is that powders can certainly be considered a more professional product in a world that is going a lot towards consumers, towards a sort of B2C. Then the powder are certainly products that are only are for professionals only, because you need to have a little expertise more, you need to understand how much you want to dilute. Obviously there are some parameters, but it's you, applicator, deciding, checking according to the wall what to do and how to do it. So this is the first point of powders against paste product. E poi possiamo anche dire che le polveri in fase di lavorazione ci danno anche una soddisfazione diversa, no? Quindi no? Anche a livello estetico. Molto più naturale, molto più naturale. And the second point about powders is that we think once you know what you're doing, that these products give you always a more natural look. So in a way, it's like going back using the traditional airline products and the traditional way of doing pastas, both in interiors and exteriors. Quindi come Nova Color noi offriamo sia una gamma di prodotti in pasta, che è quella che la maggior parte dei nostri clienti già conoscono, e anche questa gamma di prodotti in polvere. Quindi anche in questo caso, dovendo inserire il cemento, ovviamente siamo costretti ad utilizzare la polvere, perché il cemento in un prodotto in pasta farebbe presa immediata. E quindi so we can say that basically Archi Concrete and Archi Big, being two products that contain an amount, a percentage of cement in the formulation. The only way that we can do this, so when we talk concrete, to have real cement inside the formula, we have to use a powder form, because as you know, cement is kind of accelerating the drying time and the hardening of the product itself, so we cannot have cement in paste form, so to say. Okay. Okay, so while you see that the Archi Fondo is really helping in this case, because it's kind of already, how can we say, sucking in, you know, the product, the Archi Big on top. So the it's absorbing, as Fabio says, the Archi Big, and this gives us exactly the right timing so that we can go back to it and sort of compress it so that we end up with a nice, more flat, you know, type of finish that we're looking at. In questo caso qui vogliamo creare un effetto cemento industriale, quindi un effetto rustico, quindi non è che cerchiamo effetto marmorino, effetto liscio, sennò ovviamente prenderemo il KPS, prenderemo altri prodotti, quindi sempre dell'Archi,
In questo caso qui vogliamo un effetto comunque che creerà questo effetto con i rigatti, strappati, un po'... Ecco, so, this is the product, the effect that we're targeting now with Archibig. So it's like one layer, quindi è solo uno strato, giusto? Sì, questo è solo uno strato. One layer, and we're looking at a really industrial, you know, as we call it, type of look. Okay, so in this case, you see the point is to create some areas where the product, once compressed, is a bit more flat, smooth, as much as we can, and other areas where you really feel more this concrete visual that we're targeting. Quindi questo è il pannello che stiamo realizzando insieme. Ovviamente questo grigione scuro è ancora molto bagnato e quindi quando il colore diventa tinta più scura, quando va in situazione, quel 50% la perde sempre la tinta. Quindi, okay, and when it dries, as always with lime, mineral products, cement products, the color will like go down no less than 50%. Quindi adesso comincia a tirare, si asciuga. La cosa bella è comunque il tempo di lavorazione c'è in parete. Mm-hmm. Anche se sotto c'è un prodotto che sta assorbendo, mi dà il tempo di gestire. E anche se praticamente acceleriamo i tempi di essiccazione, uno spruzzino, un nebulizzatore, illuminiamo leggermente la parete, dà il tempo un po' di lavorarlo. So we have enough time to work the product, so even if we have a larger wall, we can always go back and compress it, and if it dries or we feel that it dries a little bit too much, we can use water with a vaporizer, just spray a bit of water directly on our wall, gently, not too much, and this helps us to compress it even more. Quindi sposto il materiale pian piano, vado a lisciare la superficie, se i cavalletti non sono perfettamente allineati mi trovo in difficoltà. Okay. Potremmo andare avanti ancora. So we can. This is how we process it. So you deposit it with the trowel, as said, in just one layer. Then you let it set, and when it starts to dry, we go back and start compressing it. Mm-hmm. Allora, se vogliamo inserire, non so, anche un secondo colore per fare delle, diciamo, degli effetti invecchiati, comunque un po' di contrasto. In questo caso io ho fatto un po' di Archibig bianco. Mm-hmm. This is the phase where you can basically decide if you want to add even a second color. In this case, Fabio is applying on top of it, wet and wet, a white Archibig. So this white Archibig helps us to create a bit more contrast. L'applicatore a scegliere un pochettino quello che vuole. Mm-hmm. This is again not a rule, it's a little suggestion. So if you want to have a finish that doesn't look totally grayish, but more like with a little bit more depth, we can say, then we can add a white color or a lighter, you know, grayish color. In this moment, when the product in the first layer is still wet. And by incorporating this color, we will end up with a wall that has a bit more texture. E quanto mescolarlo, quanto impastarlo, è sempre l'artigiano che sceglie. Mm-hmm. So, lasciare anche macchie così belle e evidenti. So we could leave like, you know, larger spots, white spots like here, or we can kind of, you know, mix the spot with the grayish color that we just used for the first coat. It's really up to the artisans and up to the client. So once you go for a job like this, you normally prepare your own board so that the client chooses the effect according to the mock-up or the panel. È ancora molto bagnato. Devo aspettare come minimo ancora 10 minuti per andare a lisciarlo, compattarlo. So this is still quite wet. So normally we would have to wait another
let's say 10 minutes before we can really go back and compress it a bit harder. E quando va in, diciamo, corpo tiraggio, possiamo anche, diciamo, inciderlo anche una spatola per creare. And when it's a bit more dry than this, then we can go back to our wall using the trowel the way Fabio is doing it, you know, sort of scratching the wall itself, because remember that the idea is that we end up with a finish that looks as natural as possible. So we really want to imitate the real concrete poor concrete that we normally see outdoor. Mm-hmm. So we let this one dry, and we have already prepared a dry sample. So to show you, hi Catalin, ciao Natasha. So we have a dry sample, so we can show you what to do next. Mm-hmm. Okay, so this is the same board that we've just done. Adesso andiamo a inserire sopra le patine, si lo sa. Okay, so this is the Okay, so this is the board that we've just done before. So here we have a darker, that is now much lighter, gray color in Archibic. Fabio was also adding a little bit of whiter spots here and there, and you see how nice it looks now that it's totally dry. So this gives you exactly the idea of a concrete that has been outdoor for quite some time. So the point again, what we're targeting is something extremely natural. It doesn't have to look fake, it doesn't have to look perfect, otherwise it won't work. And now we are ready to add some patinas on top. Sì, noi praticamente io parlo e lui va da un'altra parte perché ci capiamo perfettamente. It's no, we're saying that we don't understand each other, but it's okay. So each one of us is telling his own story, but okay, quindi adesso siamo pronti ad applicare la patina, cioè se noi volessimo potremmo anche lasciarlo così, cioè, se ci piace, rimane bello opaco, esatto. Non ha effetti lucidi, quindi molto naturale come effetto, contrasti stupendi. Ovviamente però non è protetto, quindi se si va un po' di sporco, ci spiace. Ok, so if we like it, this is something that we can leave exactly as you see here. We don't have to do nothing else on top. For us it's a finished wall. Let's say that when we do this in exterior, for sure, but even in interiors, it doesn't have any protection. So, you know, it's lime, and lime and cement are super absorbing. So, in a way, we always recommend to protect our wall. And in order to protect it, we will use, again, one of our patinas. And in this case, we're using a Fase Siloxanica, which is basically a Siloxan clear wash that is water repellent, still very permeable, and it gives us that minimum protection that we need to use the product also in exterior, that we need to have if we want to use the product also in exterior. Andiamo a ovviamente dare il colore, quindi a dare degli effetti di contrasto ancora di più alla parete, è sempre consigliabile passare una patina in colore prima, per non avere problemi di giunte, solo elementi strani, marche strane, quindi sempre una prima mano di patina in colore, in unità 1 a 1. Okay, remember we've said this many, many times during our live streaming. So when we do a patina, we normally recommend to do a first coat, a first layer, always with a neutral color, so without any tint added. This is a very nice tip because it helps us to create a uniform absorption, so that if after that we want to add a bit more color, we will not end up with any joints and any spot of color that it's almost impossible to remove. So neutral first, and then eventually another coat with a little bit of color in it. Quindi questa mi stai dicendo che è la parte in colore che stiamo facendo. Quindi questo è il prodotto, sì, esatto, bianchino, 1 a 1 ovviamente. This è is Fase Siloxanica, it's very liquid, it's whitish, and it's been already diluted like 1 to 1 with water. Già questo è già protezione, ovviamente crea una leggera contro luce
non era leggerissima, una satinatura, ma veramente leggera, leggera. Mm-hmm. Però andiamo veramente a dare protezione. So even with this one single coat of Fuzzy Sonica, we are giving to our wall the minimum necessary protection, so that if we by chance, you know, spill anything onto the wall, this will not be damaged. And even if we touch it, you know, the touch and feel effect is going to be much, much nicer. Quindi molto semplicemente con una spugna bagnata, pucciata dentro il prodotto, applichiamo e passiamo. Allora, bisogna aspettare che secca per tirare sopra delle gradature colorate. Adesso in questo momento qua non aspettiamo, andiamo direttamente. Mm-hmm. A parte che l'essiccazione è molto rapida, in due orette, un'oretta è già pronto per andare a intervenire con questo passaggio. Ok, so usually we will wait when we reach this phase. So we've done our Archibig in gray, then a little touch with a whiter Archibig just to create some spots and areas that look extremely natural. Okay, then we let it dry. We go with a neutral coat of Fuzzy Silosonica, which is our color wash and protective coating at the same time. We let this neutral Fuzzy Silosonica dry for a couple of hours normally, and then we are ready eventually to add another coat tinted. Mm-hmm. Ovviamente andiamo a lavorare con l'efficientamento, ho pensato che magari delle due tinte un po' ossidate. And these are the two colors that we're going to use right now. So it's like two natural colors, I mean done with oxide pigments. Ovviamente se questo viene sono diluite, ma anche qua sarebbe da diluirle sempre uno. Mm-hmm. And normally we would dilute this second layer at least 1:1 up to 1:2 or even 1:3 with water. So you see the point here, this is where we become more creative. In this case, we have done already our industrial look. So what we're doing, we're adding a little bit of pigment in a different color just to give to our wall a bit more, you know, life, we can say. So again, manually using a sponge, we dip the sponge inside the color wash and we just, you know, like spread the whole color. Not everywhere if we don't want, just on the areas where we want to create a bit more depth, we can say. Because then when this one will dry, we will see again a bit of greenish, but also the grayish color that we're doing on top. Vedete, se fosse stato bello asciutto anche la se lo sanno in colore era bella asciutta, ovviamente il prodotto ci vorrebbe molto. Mm-hmm. So what Fabio is saying is that usually, as we said before, we have to let this one dry completely, the first coat, because when the first coat is totally dry, then in the second layer, which is what we're doing now with these two colors of color wash, it is much easier to spread the color. Otherwise, if it's still dry, you know, it kind of absorbs the color a bit too quickly. Hmm? Yes, Jesse. This is where we're going creative, exactly. Quindi l'obiettivo di queste ulteriori patine, diciamo velature, in questo caso silossaniche, ma abbiamo anche la velatura ai silicati totalmente minerale, che va benissimo anche in esterni. Sono molto più coprenti, mi raccomando, mm-hmm. C'è differenza, la silossanica è molto più velante, la minerale è molto più coprente, quindi per chi vuole degli effetti molto più, diciamo trasparenti, in trasparenza. Sì, no, in trasparenza verso i silossani, che se vuoi fare effetto nuvolato, ti vuoi sui minerali. Mm-hmm. Okay, so we have two options when it comes to color wash. We have one color wash that is a mineral silicate-based color wash, supernatural, that has a bit more hiding than the Fuzzy Silosonica, the Siloxan that we're using right now. So this silicate color wash is what we normally use when we need to hide a bit more the wall, you know, and it gives also the sort of cloudiness that some people like. Whereas on the other side, if we want to keep it super transparent, then this Siloxan color wash, Fuzzy Silosonica, that most of you know, is exactly what you're looking at. So you see how much the whole thing changes if we just play a little bit with these two extra colors of Fuzzy. Looks really outstanding. Sehr schön. Ja. Echt geil.
Sì, qua abbiamo un tuo fan, Luca Pucci, che dice che è top, oh, Fabio Familume, il dottore della calce, come l'abbiamo soprannominato tra di noi. Grandissimo. Ok, quindi veramente... Andiamo un po' a dare quell'effetto un po' di invecchiato con un verde ossidato, ovviamente. So come... we're giving this like aged look using an oxide green color wash. You see, it's not doing this everywhere, so this is really something that you have to do in a very, you know, like meticulous way. It's not that we're not using a roller to do the patina on top of the whole wall. We're just going, you know, spot by spot, and this is where you have to be a bit more creative, and this is where you have to know exactly what kind of visual you're looking at. Lui quando è sì che poi cambierà pian piano, si ammorbidisce ancora, torniamo sempre alla tinta chiara comunque, non pensiamo che rimanga così scuro, ma quando va in assecazione questa è la sua tinta effettiva, quindi anche con la patina silosanica comunque torniamo sempre al colore di base. Ok, so very important, when this dries it will dry lighter and the lighter gray that you see here will be the main color, so at the same time the siloxan patina, the siloxan color wash helps in the sense that every color, everything that you do on top of this wall will be absolutely visible. So it's quite a transparent top coat that we're doing. Ok, quindi ragazzi, questa era la prima applicazione che volevamo farvi vedere oggi con Archi Big, che è sicuramente uno dei prodotti più belli della linea Archi. Anche forse uno di quelli meno conosciuti, quelli di voi che ci seguono e ci conoscono meglio già lo hanno apprezzato e lo utilizzano, però normalmente il prodotto che presentiamo più spesso è l'Archi Concrete, che è la polvere più fine. Invece vedete qui che belle pareti che si possono realizzare anche con Archi Big in una sola mano, più la patina, la velatura superficiale. Thank you guys. Ciao. Okay, so this is we're done with this first application. So what we wanted to say is that, you know, you can realize how easy it is to do something absolutely outstanding with this product called Archi Big. The good thing is that it's just one layer. So we did one layer with trowel, let it dry a bit, go back, compress it, and then we added a bit of patina, so a color wash, tinted color wash in this case in two different colors, a grayish color and a grayish color on top. Let it dry, it will dry lighter, and this is the type of visual that we are actually targeting. Okay, so now we move to the second application, and this is what we're going to show you right now, is in this case Archi Concrete, so the standard finer concrete look that we offer, always the Archi line, so always a powder product. Okay, just one thing, this is the sample board that we did before in the first coat. It is the one that we said we would set apart and let it dry a little bit. You know, Archi Big in one coat with a little touch of white Archi Big here at the areas. Quanto tempo sarà passato? 20 minuti più o meno? Sì, maybe we did it like 15-20 minutes ago. We just want to show you how to complete. Per far capire. Okay, how to. Andare a schiacciare. So now that it's actually drier, it is very, very easy to go back and compress it. Okay, so it's just to show you how we basically compress this product when it's still wet, but not as wet as before. Okay. And this is the way it looks when it's being compressed, and now we are actually ready
eventually to do the fase silosanica color wash on top. So that was the intermediate phase, let's say. Perché ho fatto questo di lisciare il pannello? Perché andando a vedere questo effetto qua, comunque già la superficie di solito la liscio abbastanza per poi andare a finire con il concrete sopra. Okay, it's always, yes, we are trying to charge the phone, I'm sorry. So we are, the reason why we do this, we always compress our boards, right? Our wall before we actually go and do the color wash on top. So Fabio just wanted to make sure that this part was clear. Okay, so now we are ready to switch to the second product, always of the Archi line. Quindi adesso ci spostiamo sull'altro prodotto, sempre della linea Archi. Esatto, concrete. Che è l'Archi Concrete. Allora, molto importante, dicevo, utilizzo sempre lo stesso fondo in questo caso qui, mi sto dicendo. E di solito aspetto che tiri e inizio a fare anche le righe, a fare dei tagli, e quando è ancora fresco possiamo andare a incidere questo materiale. Quindi il tempo di lisciarlo, il tempo di gestirlo, mi dà anche il tempo di inciderlo anche. Ok, quindi se vuoi possiamo far vedere magari quel pannello, se lo avvicini, perché purtroppo sì, sono legata. Qui, sì, ok. Quindi ragazzi, adesso vi facciamo vedere come arrivare praticamente a realizzare questo, che è un mix dei due prodotti, Archi Big, quindi la pasta più grossa come base, e sulla pasta più grossa poi inseriamo l'Archi Concrete fine, che è quello che voi sicuramente avete già utilizzato. So this is the technique that we're going to show you right now. And in this case, we have used Archi Big as an undercoat, the sample board that we just did. And then on top of this Archi Big, we're going to apply Archi Concrete, which is the standard finer grain concrete look that you normally use and know already. Vado, sposto. Pesano pochissimo, anzi. Ok, so suppose we want to create that type of design with the blocks, basically, you know, we do our Archi Big first when it's still wet, even if it's a bit harder than this, then we basically do this, you know, we create the design of the blocks. It's quite easy to do that. So very simple. So obviously when we do this on a larger wall, we have to take some measures before, otherwise it will look a bit messy. And this is one of the techniques that our friends from Taiwan do super well. Quindi questa è una di quelle tecniche che i nostri amici di Taiwan fanno benissimo. Beh sì, no, noi le abbiamo un po' imparate anche da loro. Actually we learned a lot from our friends in Taiwan. So, okay, so this is our wall, our piece of wall. So we have done again the Archi Big, we create the blocks, and then... Adesso andiamo a cambiare il pannello perché non ho già asciutto, ovviamente, perché sono andato avanti. And then we let it dry, and basically we take another panel where we have done already the block design. Questo? No, questo adesso. Which is this one here. You can see how much drier, you know, how much lighter the color is. So this was like done today in the morning. Archi Big, the lines, the blocks, and now we're ready to move to the second stage, second phase. Ora andiamo ad applicare Archi Concrete. So we are now ready to apply Archi Concrete. So Archi Concrete again is the same family. It's just a finer grain. So normally when we do Archi Big and Archi Concrete together, we normally use Archi Big as an undercoat, being having the product a larger grain. And then we let it dry completely, and then we do the Archi Concrete on top. And as we said before, the Archi Big is also quite interesting in case we need to level a bit our walls. So suppose the wall is not totally straight, the Archi Big having a larger grain helps us in that way. Quindi dicevamo che comunque l'Archi Big è anche interessante in questo caso, perché se ci trovassimo ad applicare sopra una superficie
che non è totalmente liscia o perfetta, usiamo l'Archibig anche per livellare un po' il nostro muro, la nostra parete. And it gives us that type of thickness that we actually need and which we will not be able to achieve using only Archiconcrete. Quindi la combinazione dei due prodotti, Archibig e Archiconcrete, è qualcosa che abbiamo già sperimentato in varie situazioni. Poi vi facciamo vedere anche l'ingresso di Nova Color, che è fatto tutto con questa tecnica, e fondamentalmente è uno degli effetti più interessanti che abbiamo. Anche perché è molto semplice, difficile, non c'è niente, solo poi tecnica, non tanto. Allora, il concrete, a differenza di Archibig, è che è bello cremoso, è bello pastoso come materiale, quindi molto fine, con pigmenti grossi. So look, this is the product. It's a super fine product. It doesn't have the same big inners, the same big grain that we were showing you before in the Archibig. So it's like a super fine Marmorino, but differently from our Marmorino KS, it doesn't have the same granulometry, and it does have a bit of cement in it. So when it dries much harder. Okay, andiamo adesso a realizzare questi cubi, diciamo, questi pezzi di cemento. Avviciniamo. Vado. Vai. Vado. Okay, so we're now applying the Archiconcrete, the fine grain. Okay. Queste imperfezioni, questi buchi, lasciamo magari anche in vista. So all these small imperfections, we will not try to remove them, because this is actually where we see the beauty of this technique. So again, we don't want nothing that looks too perfect, because concrete, especially concrete that we pour outdoor, is never perfect, you see. Una cosa interessante, lavorare con due colori diversi, questo con quello dell'Archibig, quando vado a schiacciare con forza, ovviamente vado a inserire e creare anche delle nuvolature tipiche. And very interesting. Very interesting also in this case when we work like here with two slightly different colors. So we have a darker color as undercoat with Archibig and a lighter color on top. So when I go compress the Archiconcrete, the second layer, we're also creating by compression a sort of cloudiness, a darkening, you know, a blackening of the surface, which is also something quite interesting when we will see this board totally dry. Altra parte bella di questa tecnica qua qual è? Che siccome abbiamo diviso già il muro in quadri, so we have already divided our wall in different blocks, abbiamo il tempo di lavorare in calma, and this helps us. This helps us a lot because we don't have to worry about creating joints and different, you know, like colors absorption. So we work basically block by block. Oh, Fabio, ma quanta ne sai? Quanta ne sai? Quante ne so? Grazie all'esperienza degli artigiani. Ok. Si di imparare. Ok. Vabbè. And so we have already created our first block, like cement block with the typical holes, you know, a bit rough. We can go back and scratch it again, same as we did before with the other application. And then back and compress it. So you can basically do almost anything to this wall, because concrete, you know, the concrete that we see sometimes is much too perfect. Ideally it doesn't have to be that perfect. Quindi tante volte il cemento, gli effetti cemento che vediamo in giro sono veramente tanto perfetti, no? Però in realtà la bellezza del cemento, di tutto quello che definiamo effetto industriale, non dovrebbe avere quel tipo di look. Esatto. La perfezione diventa la sua decorazione alla fine. Saludos desde Costa Rica, muy lindos a caballos. Muchas gracias, Jesús. Okay, so we keep working. We have our blocks, so we move block by block, basically. Obviously, you can do much larger blocks. That's really a matter of taste, we can say.
se lo spingere non è un problema. We can push, we can compress as much as we want, also because we have already an undercoat that is done with the same product or similar product, and that helps us a lot. Quindi anche il fatto di avere sotto una base già lavorata con l'Archibig ci aiuta in fase di compressione, perché se invece dovessimo fare una cosa così direttamente sul primer sarebbe sicuramente totalmente diversa. Esatto. Anche questi buchi, queste imperfezioni che abbiamo creato con l'Archibig, il concreto lo sente in assorbimento, quindi poi quando va in essiccazione comunque le segnerà, quindi creerà anche il disegno. So you see all these little imperfections that we have created in the first layer, you know, this Archibig layer. This is something that once the whole thing is totally dry will show and will look extremely natural. E diciamo che anche dividendo così il lavoro a blocchi, se si lavora bene in team, si può anche essere in più di una persona. Sì, ma anche da soli comunque. Anche da soli. Che è interessante, molte volte non si ha magari il personale. Ma se hai una parete di 100 metri quadri da fare, da solo... Quando è suddiviso un po'... Vengo a farle, se ci arrivo, non c'è problema. Non capitano spessissimo, diciamo, in Italia, però... ci piacerebbe. Okay, now what we're saying is eventually the fact that we are actually dividing the walls in blocks is also helping a lot if we work with more than one person, because even the different hand doesn't show that much. So suppose we have a pretty large wall, this is one of the techniques that we would recommend because it allows you to use a larger crew. Che c'è dell'acqua dentro, perché ovviamente il materiale era già fresco da stamattina. Per tenerlo fresco ho messo una piccola velo di acqua e il materiale è rimasto tranquillamente buono fino a questo momento. Ok, so you can see here that this drop of water, you know that what we were saying before, it's powder products, they contain cement, so they have a pot life, and the pot life is usually around 1 hour, but if we want to keep it like fresh for a longer time, as we did here, because this color was prepared today in the morning, basically we can do this, and this water is actually helping us to gain a lot in terms of pot life. Okay, so guys, the fact that Fabio is working with a mask, it's not related to the product itself. We have this question, why are you wearing a mask? This is a water-based product, so there is no release of whatever solvent. We're using the mask because we're still living in phase 2 of COVID-19. So we are obliged internally inside the company to wear a mask and to keep the social distancing, right? So it's not because of the product. We wish we could do it without the mask, and actually we normally do it without the mask, but we have to use a mask because this is compulsory at the moment. So don't worry, it's not the product, it's a water-based product. There is no solvent release, no formaldehyde, no nothing, it's just because of COVID. Ciao Luca. Okay, so we are... No, stavo rispondendo prima a un signore che ci ha chiesto su Instagram perché Fabio porta la maschera. Non vuole fare l'uomo mascherato per nulla, siamo costretti a farlo perché siamo in azienda e quindi è ancora obbligatorio indossare la mascherina per proteggerci, tra virgolette, quindi non c'è nessun problema legato al prodotto, il prodotto è un prodotto all'acqua che non rilascia solventi, non c'è odore, noi siamo qua tutti insieme e non sentiamo assolutamente nessun odore, però appunto la maschera è ancora obbligatoria e quindi ci atteniamo alle regole. Buonasera a tutti. Okay, so once we have completed the application of Archi Concrete, we go back to our blocks, you know, using a very simple tool. Okay. So this one, for instance, and we just go back and recreate the lines in case we had lost something. Andiamo a pulire, poi
Then we go back, we clean it, we remove whatever excess of product we have. We can also use a bit of sanding paper just in case if we need to remove a bit more product. And in, this is the right time where we can even add a bit more in terms of decoration. So look, look at what we've done here. Ma meglio io mi avvicino. Sono qua con tutto l'ambaradan. Ok. Allora, questi siamo cerchietti, ci sono delle fresine da attaccare al trapano e si creano questi leggeri okay, giochi so, di tappi so, di cemento armato. So this is like, you know, what we're kind of trying to reproduce right now. It's just a small circus that you normally see when you do like concrete and exteriors in exteriors. So again, the idea is to give you that type of picture of poured concrete outdoor. And this is the right moment where you would go and do this. So Fabio, again, is kind of even creating like small cracks as if the wall, you know, the concrete had really cracked during the application. You know, when you pour concrete and it dries quickly, then you end up with all these little cracks. So the idea is that we reproduce this also with the decoration. Che poi alla fine sono quasi la firma della decorazione, cioè quel particolare che magari uno non ci pensa, però ti dà una firma di più alla decorazione. It's like you're doing a, you're putting your signature, let's say, you know, when you do this, and it's like the putting your own little, you know, as we said, signature on your wall. So there is nothing that you have to do. It's more of a personal touch that Fabio is giving to this wall. Always amazes me how many different beautiful techniques there can be done with one single trowel. Yes, Alexander, that's true. You can do so much with a trowel and a good hand and most of all a good vision, you know. Abbiamo due domande su Instagram. Uno è, so your company is in the big five Dubai since 30 years. Now do you have a distributor in Kuwait City? Unfortunately, we don't have still a distributor, official distributor in Kuwait. So yes, we've been around in the big five a few times. And we also did several projects in Kuwait. We are still looking for a good distributor. Okay, and the other one is the same product of Prema Manu. So the undercoat here was basically Archi Big, so a larger grain product. It's always the same family. So we have an Archi Big and an Archi Concrete. The Archi Big is like Archi Concrete, just with a bigger grain. So here we wanted to create something with a bit more texture. And for this reason, in the Prima Mano, in the first layer, we used Archi Big with larger grain, and the top coat is Archi Concrete. Same product, just slightly finer. Okay, so we changed the sample board because this one would have to dry again. Right, so you see we've completed it, we've done all our little blocks and the little cracks design, and now we're ready to do the final part. So this is our last step. Okay, so the same decoration, just totally dry. So we before we do anything else on top, even simply with your hand, you go back to the panel, remove whatever grain is still sitting on top. You see, so these are the two coats: Archi Big first coat, Archi Concrete second coat, block design, a little extra scratching here and there to recreate the cracks. Okay. E adesso, okay. E adesso siamo pronti per dare la nostra fase finale di velatura. Grazie Luca, dice che il pannello è bellissimo, complimenti al maestro che saresti te. Vabbè, ma quando uno ha un maestro se lo deve giocare, scusami. Ok, so now we are ready. With this board, you see, so it's the same board, just totally dry, and we're ready to do our color wash on top. The color wash
as we said before, is something that we normally recommend. Noi di solito comunque raccomandiamo l'applicazione di una velatura. Per quale motivo? Perché giustamente se no è a poro aperto e quindi prende lo sporco. Quindi mi raccomando, una patinatura, se una falce silossanica sarebbe la più indicata per un discorso di lavabilità, e la cosa bella della silossanica è che rimane anche la trasferibilità, quindi rimane traspirante il materiale. Ok, so we normally, as we said, we normally recommend, gracias Jesus, so we normally recommend the application of a color wash. Why? Because if we do this indoor or outdoor, we need to make sure that being this product a lime-based product, we reduce the absorption of dirt and in exteriors even rainfalls. Okay, so the color wash is not only to add eventually more color to our wall, which is one of the reasons why we do it, but first and utmost is to give it the right protection. Allora, anche qui stiamo usando la velatura prima neutra, giusto? Always the first coat of color wash, in this case the product is again fase silossanica, is the neutral fase, diluted one to one with water. Cosa molto importante, però, quando la danno, di non darla tirata, un po' bassa, perché sono della mano rigata, ma darla abbondante. Okay, and abbondante. Something super interesting that Fabio is telling us right now. When you do this, you don't have to be stingy, like deposit a bit of product, you know, leave it thicker and then eventually remove it. Because if you do it like too thin, then you will see when it dries all the marks of the sponge or roller or whatever you're using. So we leave it a bit thicker and then we go back and remove it. So here again, it's lime and cement, so you see when we do the application of the color wash how quickly the wall is actually absorbing whatever we're putting on top of it. So quindi possono lasciare le ricate della spugna, mm-hmm. della testa che utilizziamo, la rullata, della pennellata. So if we're using a brush, we're using a roller and you put it on too thin, then when it dries you will see all the marks. So be careful, do apply a bit more product and then let it set just like a second and go back, remove whatever excess of product you have. And this is the first layer of fase untinted with no color, neutral, diluted always at least one to one with water. Dopodiché, come prima, possiamo invece sperimentare un pochino di più con i colori, giusto? So now we are in a phase where we can experiment a bit more with colors. Serve consigliabile sempre aspettare che sia always asciuta. Normally we would have to let this wall dry out completely, so we said at least 2 hours, and in these 2 hours the wall dries out and we are ready to start playing with a bit of color. So this is again the same two colors that we were using before. You see the oxide green and the oxide gray. And Fabio is actually starting to apply according to his own taste. So here again there is no rule. Anche in questo caso non c'è una regola. Tu li stai applicando seguendo ovviamente quello che è il tuo gusto personale. Esatto. Beh, adesso guardo che di solito l'effetto muschio si può riposare nelle fessure, quindi vai a cercare più la fessura. So here the idea is that we create kind of like a mold in English, I think, this greenish, you know, mold effect, and normally mold would grow in this like areas where we have created the lines for the blocks. Okay. Very softly, very gently. Okay. You see, even here, like it's like a natural dripping, like water falling on the wall and then creating the design. But it's your own expertise, your own taste, your own creation, so there's again no rule in doing this. And he's actually using only in certain areas, you know, the grayish color wash just to darken a bit more some of the areas of the wall. And mixing, and he's also mixing the green and the gray together. Okay, so you see how he's actually doing this.
very gently. Hi, Khaled. Ok, so in teoria noi potremmo andare avanti anche delle ore ad aggiungere altri colori. Un po' di tempo. Di esperienza e di colori, si mette a studiare un pochettino quello che vuole tenere. Uh-huh. Quindi l'invecchiamento, gli scurimenti di alcuni blocchi, perché magari ci sono alcuni blocchi che possono essere più vecchi, quindi cambiare anche la tinta con una velatura per creare l'effetto più anticato della. So what we're saying is that basically we could go on and on for hours, you know, like adding colors, darkening some areas. We want to create here an effect like, you know, it's dirty because it's like, you know, it's been around as concrete for ages. So again, we need to create that sort of patina on top that leaves an aged, natural age look on our wall. And you see how much it changes, you know, even the blocks are, supposing that these blocks are differently exposed, you know, so it's like an exterior where the sun hits differently and the water hits differently our wall, we want to recreate exactly that type of feel. Ovviamente per fare le cose belle ci vuole del tempo, quindi ragazzi, ovviamente. Non è possibile avere il prodotto che faccia tutto da solo, no. Questo non ce lo possiamo raccontare. Però prendere spunto dalle immagini in internet, cercare immagini reali e capire come imitare un po' gli effetti, quello sì. Mm-hmm. Però è anche la bellezza di appunto lavorare dei prodotti che vanno a professionisti e che sono studiati per i professionisti, no? Quindi non stiamo facendo it's no Mickey Mouse, come direbbe il nostro amico Gian, ma non è niente di facilmente ripetibile se non si ha dell'esperienza. Ogni lavoro sarà diverso continuamente. So what we're saying is that basically, luckily, these are products that are super professionals. Obviously, you don't do nothing like this without a little bit of expertise. And we are happy to say that this Archi product line is basically studied and put together only for professionals. And I was mentioning what our friend Gian from United States says, this is no Mickey Mouse. So it's something where you really need to know what you're doing. And it's why we get paid for this, right? So not everyone, not a beginner can do something like this without knowing how to use a towel and how to use a product and most of all how to play with different colors. So you see how beautifully he does it, and it's like, you know, this piece of wall had been around for ages and we just did it right now. Sembra proprio un pezzo di muro che è rimasto lì per anni e invece tu ce l'hai ricreato. Se c'era ancora un pomato verde diverso, potevamo ancora aumentare, sempre di più. Certo. No, ma per quello dicevo che si potrebbe andare avanti per delle ore. Sì, anche perché la patina comunque si fa gestire molto bene. Uh-huh. Quando trovo la neutra, comunque sotto, la puoi portare via, stirare, aumentare, ripulire. So the patina, as Fabio says, it's a product that we can easily apply and we can play with it, you know, we can add more color, so really beautiful. Beh, Fabio, in 448 ci hai svelato tanti segreti del concrete. No, moltissimo, anche perché siamo anche noi abituati a vedere magari degli effetti più standardizzati, invece ci hai fatto un po' rinnamorare dell'effetto cemento. Dai, avevamo bisogno di questo recap di oggi. Poi io e Lanna impariamo, siamo tuoi allieve, quindi. Siamo pronti. Siamo quasi pronti. Ok. So guys, now I'm saying, I was telling Fabio that it was really a pleasure to see these concrete finishes today, because we fall back in love with concrete, you know, when we see this, how beautifully and easily you can do finishes like this. It looks like these walls has been around for ages, you know, and he could go on and on adding more details to this panel, and yes, it's been really a big pleasure, and I think we learned a lot today. Quindi penso che tutti abbiamo imparato ancora qualcosa di nuovo dei prodotti Nova Color.
E quindi niente, io ringrazio tantissimo Fabio che oggi si è prestato. Noi ci rivediamo comunque domani con Harald per fare un po' di calce cruda, che adesso è un paio di settimane che non la facciamo vedere, faremo vedere qualcosa di nuovo, usiamo degli stencil nuovi. E quindi grazie ancora a tutti, grazie Nicola, Fabio, grazie. Sì, ti saluta anche Hans dall'Olanda. Philippe, lots of love. Yes, a lot of love. Also, thank you for watching us from Sydney. And hi, Ruslan from Uzbekistan. Quindi abbiamo un pubblico misto oggi. Grazie a tutti. Ciao raga, e ci vediamo domani. So we'll see you tomorrow. Thank you very, very much.